diretta per una nuova lezione di trucco permanente, gratuita per tutti. E ci divertiamo, parliamo di un sacco di cose interessanti e nel frattempo che qualcuno di voi si sta connettendo, io cerco di capire se va tutto bene, perché come sapete le dirette sono sempre un po' complesse dal punto di vista tecnico, soprattutto perché siamo in diretta contemporaneamente sia su Facebook che su YouTube, ma mi sembra che stia andando assolutamente tutto molto molto bene. Ok, allora, questa sera parliamo di un argomento che è un argomento a dire poco interessante, nel senso che è un argomento che spesso non viene nemmeno proprio conosciuto, no? E quando si fanno le cose in maniera un po' naif, certe cose magari vengono ma non si riescono tanto a codificare. Ecco, quindi questa è una lezione, se vogliamo, un pochino, anzi direi decisamente più avanzata, quindi una lezione per quelle persone che hanno già un po' di esperienza, oppure quelle persone che in qualche modo hanno grande curiosità di capire come funziona l'introduzione dell'ago nel modo corretto nella pelle, e so che se mi seguite siete tra queste persone. È una lezione che va molto bene non solo per chi fa trucco permanente, ma anche per chi tatua. Perché tutto sommato, ormai l'abbiamo sancito molte volte, il tatuaggio e il trucco permanente sono la stessa cosa. Bene, allora cominciate a esserci, quindi ci salutiamo, eccoci qua. Allora c'è Celeste, ciao Johnny, benvenuta, Deborah, Magda, buonasera Magda, Anna, buonasera, benissimo, quindi una lezione sicuramente interessante. Allora, prima di iniziare vi do ancora qualche informazione tecnica che sicuramente vi interesserà, vi farà molto piacere. Allora, tanto per cominciare, una cosa che molte di voi stavano già aspettando, in particolare 6 persone tra voi stavano già aspettando, cosa? Questa è veramente fantastica e bellissima, è la cappottina Lux, come vedete sbrilluccicosa, è la stessa che porto io, ovviamente la versione femminile, e quindi questa che è di Deborah, ma ci sono anche Silvia che la stanno aspettando, Maria che la sta aspettando, Tung che la sta aspettando, Fabio che la sta aspettando. Quindi ecco, queste persone, spero, mi sono dimenticato ancora qualcuno, ciao, insomma qualcuno ancora la stava aspettando, eccole qui, per chi avesse piacere di avere questa fantastica cappottina, sappiate che potete averla, ok? Per averla, Celeste dice subito, la voglio anch'io, è disponibile, ok, perché sul sito questa ancora non c'è, sul sito invece abbiamo i pigmenti, sul sito trovate tutti i pigmenti spiegati uno per uno, quelli li trovate, i pigmenti Lux, per il momento se volete la cappottina contattatemi sulla pagina Facebook, basta scrivere lì, oppure scrivetemi una mail a info@stefanostrano.it, che è la solita mail dal quale si può avere praticamente tutto. Allora, vediamo un pochino, info@stefanostrano.it. Da questa mail potete avere informazioni per quanto riguarda la cappottina. Potete avere informazioni un po' per tutto, però diciamo che per la cappottina oppure per i pigmenti potete qua. Per i pigmenti potete anche nel sito Lux. Per le informazioni sui corsi potete direttamente qui sotto che c'è il link. Quindi praticamente stiamo linkando tutto. Chi volesse informazioni sui corsi può scrivere qui sotto. Ora poi vi parlo dei prossimi corsi. Ma entriamo nel vivo del discorso. Per chi è su Facebook non c'è problema se volesse fare alcune domande, so che ecco siete già un po' anche su Facebook, vi basterà condividere il video, questo vale anche per chi è su YouTube, mi raccomando, per chi è su YouTube cliccate su condividi, cliccate su mi piace, in particolare sulla campanellina, ok, in questo modo il video potrà uscire di più. Bene, ci siamo detti anche fin troppo, ora partiamo. Oh, Gianni Ricci, ciao Gianni, mi dice finalmente anch'io della famiglia, buonasera gran maestro stellato. Beh, sono stellato veramente in questo caso, perché come vedete la scritta Lux luccica veramente, ok. Buonasera Giulia, ciao, benvenuta anche a te. Allora, che cosa vuol dire quando io dico sentire e faccio così, no? Nella copertina vedete proprio che faccio così, sentire l'ago nella pelle. Allora, facciamo un passo indietro. Noi abbiamo visto già in diverse lezioni, potete andare a cercare dei video appositamente
su questo canale YouTube e sul canale YouTube per chi guarda dagli altri social, lezioni dove abbiamo visto ad esempio come si tira correttamente la pelle, che è veramente fondamentale per fare in modo che l'ago entri correttamente nella pelle. Abbiamo visto ad esempio molte lezioni su qual è l'inclinazione corretta dell'ago, ecco. Però non vi ho mai detto questa cosa perché aspettavo che foste pronti, pronte, anche perché devo dire che siamo pari, anzi siete un pochino più dal lato femminile, però ci sono molti maschi che mi seguono. Allora diciamo, siete un pochino, avete avuto bisogno di un po' di studio precedente per capire questa cosa, chi già tatua sicuramente capirà meglio. Allora, quando si tatua, come dire, è evidente che noi dobbiamo guardare, cioè proprio vedere esattamente dove tatuiamo. Questo è inevitabile e ci serve tantissimo, cioè è assolutamente inevitabile e ci serve tantissimo. E infatti andiamo a vedere, qui vi faccio vedere su un'ipotetica pelle sintetica, come potrebbe essere questa, che è una delle classiche pelli sintetiche che uso per farvi vedere. Adesso non ho un dermografo in mano, ma il concetto è lo stesso. Questa sera non devo tatuare, vi faccio solo vedere l'inclinazione corretta. Allora, il concetto è che quando io tatuo e quindi metto la mano nel modo corretto, quindi con l'inclinazione che vi ho spiegato diverse volte, ho bisogno di vedere in questo punto, vi faccio vedere, ho bisogno di vedere il punto dove l'ago tocca la pelle. Ho bisogno proprio di vederlo questo punto, perché io devo sapere esattamente dove l'ago sta toccando la pelle, altrimenti rischio di fare un tratto che non è preciso, un tratto che non corrisponde a quello che che volevo fare, no? Abbiamo anche Francesca Bartolotta, ciao Francesca, non corrisponde a quello che dovevo fare, a quello che volevo fare soprattutto, e quindi, come si dice, dicevo, sì, sto leggendo i vostri commenti, ok. Allora dicevo, e quindi che cosa dovete fare? Intanto per cominciare dovete avere una posizione corretta quando tatuate, quando lavorate, quando state facendo dermopigmentazione, chiamatelo un po' come volete. Il concetto è che quando voi posate l'ago sulla pelle dovete avere una posizione corretta, cioè una postura corretta, no? Magari questo lo vedremo in un'altra lezione, è una cosa che dal vivo, quando faccio i corsi, come dire, sono anche un po' pesante su questa cosa qui, no? Perché chi ha fatto i corsi con me sa benissimo che io, come dire, spiego e ripeto molte volte, e soprattutto mentre si lavora, perché lavoriamo diverse ore sulla pelle sintetica, un bel numero di ore lavoriamo, e mentre siamo lì io, come dire, controllo proprio la postura, e molto spesso sono, ripeto, anche un po' pesante, perché molto spesso correggo la postura ripetendo anche le stesse cose 50 volte. Claudia che sta scrivendo qua ne è testimone, che abbiamo fatto un fantastico corso a Roma la settimana scorsa, è stato veramente bellissimo, e lei può testimoniare il fatto che io stavo molto attento alla postura, perché la postura ti permette di avere l'inclinazione giusta, di lavorare bene, e ti permette, tra le altre cose, ti permette anche di vedere bene, vedere meglio, vedere il meglio possibile come si dice, l'ago che sta, come dire, toccando la pelle. Allora, ovviamente, Gianni, ma certo che ti saluto come si deve, eh? Certo, forse ti sei perso, ma ti avevo già salutato, ok? Quindi, Gianni Ricci, grazie di essere qui con noi, maestro stellato, mi fa sentire un cuoco, ma il cuoco, come dire, in realtà, io non sono un cuoco, cucino discretamente solo i pesci perché mi piacciono e perché me li vado anche a pescare, però come dire, il cuoco è un artista, è una persona che come noi deve studiare moltissimo per far bene il suo mestiere, e noi e i cuochi abbiamo moltissime cose in comune, quindi mi piace moltissimo essere chiamato anche stellato, grazie, ok? Anche c'è Alessia, ciao Alessia, persona stupenda, ci siamo visti, ci siamo conosciuti al corso di Roma, finalmente, personalmente. Allora dicevo, quindi, bisogna stare molto molto attenti a vedere quello che stiamo tatuando, quindi utilizziamo come senso, e lo possiamo scrivere qua, la vista, proprio la vista. E sembra banale, no?
ma banale non è, assolutamente banale non è. E quindi utilizziamo come senso la vista. Perché banale non è? Cioè, è banale nel senso che tutti sanno. Scusate che devo spegnere una... Ecco qua, c'era una lampada che mi ciecava e non va bene. Allora, dicevo, la vista la consideriamo banale, ma come dire, è ovvio che la diamo per scontata, no? La diamo per scontata, però spesso e volentieri si dà per scontato il come si deve utilizzare la vista. Ad esempio, la fuoriuscita del lago, quindi fare uscire l'ago di una quantità giusta di millimetri, che come abbiamo visto per quanto riguarda la linea può essere 2, 2,5, circa un po' meno di 3 mm, ecco, serve proprio ad agevolare la vista, no? Perché noi dobbiamo vedere quello che stiamo tatuando. Se noi vediamo bene e abbiamo la linea inclinata, l'ago inclinato nel modo giusto, inevitabilmente l'ago entra nella pelle dove vogliamo noi. Ecco, questo sembra banale, ma non lo è assolutamente. Cioè, far entrare l'ago dove vogliamo noi è, come dire, una condizio sine qua non, cioè una condizione senza la quale non si può lavorare. Per lavorare, ok? Quindi Alessia mi scrive, Alessia mi manda una rosa, grazie, molto gentile. E Claudia scrive: confermo, è stato più di quanto mi aspettavo, consiglio con tutto il cuore di fare il corso con te. Grazie Claudia, grazie. Anche Claudia, persona veramente piacevole, simpatica, educata, dolcissima, ci siamo sentiti anche oggi al telefono, persone veramente splendide, frequentano i miei corsi e sono proprio contento e fortunato. Fortunato perché è ovvio, come dire, tutto questo è cresciuto in un modo veramente bello e ci troviamo ai corsi, è veramente bello, bellissimo. Controlliamo anche su Facebook. Ciao Piera, c'è anche Piera con noi. Eloisa Marini, hola Eloisa. Luz Dolce, ciao, vorrei andare a fare il trucco. Bene, non c'è problema. Serena, buonasera. Serena Pozzi, buonasera anche a te, benvenuta. Ok. Vi ricordo che per fare domande in diretta e ricevere risposte potete senza problemi condividere il video, che è anche un modo gentile per, come dire, in qualche modo rendere questo canale un po' più interessante per tutti. Allora, dicevo, quindi la vista, la vista la diamo per scontata, ma per scontata non è. Però ovviamente non è di questo che vi volevo parlare, nel senso che è ovvio che noi dobbiamo vedere quello che stiamo facendo. Non è altrettanto ovvio che riusciamo a farlo, nel senso che riusciamo a tatuare proprio laddove vogliamo. Perché per fare questo è necessario, ad esempio, è necessario la postura corretta, è necessario l'inclinazione corretta della mano, è necessario il movimento corretto, sono tutte cose che potete trovare nei miei video, che sono gratuiti per tutti e questo ci tengo tantissimo a dirlo, anche se molte persone, tra cui alcune che mi stanno seguendo silenziosamente, senza mettere mai un like, ma so che lo fanno, ecco, queste persone un po' mi odiano perché faccio le lezioni gratuite, invece io credo che sia un bel modo di condividere quello che ho imparato in tanto tempo. E voglio dire anche a scanso di equivoci che non ho mai detto e non penso assolutamente che una lezione online possa sostituire poi quello che è un corso dal vivo, ma comunque una lezione online può essere molto utile e vi dirò di più, è ancora più utile alle persone che sono venute al corso, perché stare 3 giorni con me fianco a fianco, dove parliamo e stiamo insieme dal mattino alla sera, è ovvio che poi quando si rivede un corso si capiscono meglio, si rivede un video, si capiscono meglio un sacco di cose, ecco. E quindi chi fa le persone, perché ho subito un attacco ultimamente anche abbastanza violento, maleducato, pesantissimo, proprio perché mi accusavano di fare queste lezioni gratis, che invece, come dire, loro in quanto insegnanti queste cose se le fanno pagare profumatamente, quindi dice tu non dovresti fare queste cose, no? Ecco, invece io le faccio e non solo le faccio, ma sono assolutamente convinto che siano utilissime ancora di più se hai fatto il corso. Bene, chiusa la parentesi, vi parlerò quindi non soltanto della vista, ma vi parlerò di altri due sensi che sono coinvolti nel trucco permanente, come in qualunque fase o atto di tatuaggio, no? In qualunque tatuaggio, che se badiamo alla lingua italiana, che è meravigliosa, tatuaggio non vuol dire altro che l'atto
l'atto del tatuare, no? L'atto del tatuare si chiama tatuaggio, esattamente come l'atto del lavare si chiama lavaggio, no? E tutte le parole che finiscono con aggio indicano un atto di fare qualcosa, no? Il coraggio, ad esempio, è l'atto di avere cuore, coraggio, no? Ok? Quindi anche il tatuaggio funziona in questo modo. E quindi noi che facciamo tatuaggio, facciamo dermopigmentazione, se lo vogliamo chiamare alla greca, allora dobbiamo stare attenti a queste cose. E allora, quali altri sensi conosciamo? Quali altri sensi, come dire, saranno coinvolti nel trucco permanente? Beh, sicuramente l'udito. Sicuramente l'udito. L'udito, come dire, è banale, potrebbe sembrare banale, ma non lo è per niente, non lo è per niente. Perché quando si lavora in un mestiere molto visivo, come quello del trucco permanente o del tatuaggio, tatuaggio corpo intendo, si tende a sovradimensionare tutto ciò che è esclusivamente visivo, no? E quindi a dare, come dire, un'eccessiva importanza a quello che si vede e dare pochissima importanza alle altre cose, agli altri sensi che vengono stimolati durante il tatuaggio e che ci possono portare delle informazioni veramente utilissime per portare a termine meglio il nostro lavoro. E quindi parliamo di udito. Parliamo di udito. Ok? Nel frattempo Alessia dice sicuramente il corso è fondamentale, sì certo, il libro non vedo l'ora di averlo a Milano, sì, quando faremo l'evento a Milano il libro sarà già disponibile, tra l'altro in questi giorni proprio stiamo lavorando sulla veste grafica, quindi come farlo anche bello oltre che interessante, no? Ale Makeup, ciao, ciao Ale, ciao, 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 ok? E parliamo di udito. Allora, l'udito chiaramente vuol dire sentire, no? Ecco, noi quando lavoriamo abbiamo chiaramente diversi stimoli dal punto di vista dell'udito. Lasciamo stare, lasciamo stare tutto ciò che ci circonda, quindi l'ambiente che ci circonda. Ad esempio la musica di sottofondo, no? La musica di sottofondo ci stimola l'udito e quindi in qualche modo ci tiene impegnati. Ecco, quella io ovviamente consiglierei di non avere una musica troppo forte, troppo quello che è. Però non vi voglio parlare dell'ambiente, vi voglio parlare proprio dell'atto lavorativo, cioè dell'ago che entra la pelle. Ecco. Dove e come entra in gioco l'udito? Allora, prima di tutto, voi sapete che il dermografo, quindi la macchinetta che si usa per lavorare, adesso che abbiamo spiegato bene in lungo e largo cosa sono i dermografi, possiamo chiamarlo anche macchinetta, ecco, fa un rumore, cioè rumore, ha un rumore che è un rumore meccanico dato dal motore elettrico che gira, dato dagli ingranaggi che girano e dato dall'ago che va su e giù. Non è un rumore particolarmente forte, ma è comunque un rumore. Ora, portate sempre attenzione al rumore del vostro dermografo, perché? Dice Stefano, ma che me frega a me del rumore del dermografo? Io non lo devo per forza ascoltare. Invece lo devi ascoltare, perché è esattamente come quando vai in macchina che guidi, che vai sulla tua bella autostrada, se senti un rumore strano nel motore della macchina non ti fermi? Oppure, se sei in salita o se sei in discesa, la tua macchina fa lo stesso rumore? Ovviamente no. Ecco, la stessa cosa vale per il dermografo. E quindi vediamo cosa possiamo capire. Ad esempio, se noi stiamo lavorando ad una certa velocità, noi sappiamo che a una certa velocità corrisponde una certa forza di penetrazione dell'ago, no? Quindi un certo voltaggio corrisponde a una certa forza di penetrazione dell'ago. Bene, quindi, se noi ci troviamo, ad esempio, una zona della pelle, parliamo ad esempio di sopracciglia, una zona dove ad esempio c'è un ispessimento della pelle per qualunque motivo, come potrebbe essere ad esempio un esito cicatriziale che può dare un ispessimento, può dare comunque un tessuto differente da quello che c'è intorno, no? Oppure potremmo avere delle situazioni con pelle molto inspessita. Ecco, voi sentirete il rumore del dermografo che cambia un pochino. Perché cambia un pochino? Perché l'ago incontra più resistenza e allora il dermografo cambia un pochino.
Io sono un fan assoluto dei dermografi di dimensione generosa, quelle pen che si chiamano, no? Dove il motore è abbastanza grosso. Come vedete, come sapete bene, io non uso, no? Non uso i dermografi quelli piccolini, piccolini a stilo così, perché? Anche per questo motivo, perché il motore piccino che c'è nei dermografi piccini, sottili, 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 che sembrano pennarelli, ecco, quel motorino lì risente tantissimo di questa cosa. Cioè proprio quando buca la pelle, rallenta molto, cioè proprio il suo rumore cambia moltissimo, fa una roba del tipo proprio che... fa una fatica incredibile, perché il motore è molto poco potente, il motore è molto poco incisivo sulla pelle e quindi rallenta molto. Questa è una cosa che io proprio non sopporto. Perché? Perché mi impedisce di capire a quale velocità reale io sto lavorando. Una cosa che assolutamente non mi piace, non trovo che possa funzionare. Allora, vediamo un pochino. Qua ci sono dei commenti giusti. Sentiamo se è sotto sforzo, dice Johnny. Certo, tipo il rumore della Cheyenne, Alessia. Sì, certo. Nessun tatuatore dirà mai tutto questo poi gratis, spettacolo. Lo so. Licia Baldo scrive: meglio mantenere la stessa costanza, però per non eccedere nel lasciare il colore. Assolutamente, cioè la costanza, cioè avere un ingresso dell'ago costante, è utilissimo per capire quanto e come stiamo lavorando. Gabriella Cambi, ciao, il movimento più naturale ce lo dicesti in un video, ok. Quindi è abbastanza importante, se non importantissimo, che l'ago non cambi tanto di velocità quando incontra la pelle, una pelle diversa. Cioè dobbiamo essere noi che gestiamo la velocità dell'ago. Quindi è meglio utilizzare un motore un pochino più grosso, perché il motore più grosso è un po' più potente. Poi ovviamente ce ne sono di diverse potenze, di diversi wattaggi, no? Io ne sto testando diverse in questi giorni, presto vi farò delle recensioni, come ad esempio delle nuove Dormouse, che sono piuttosto potenti. Sono macchine, ad esempio, che non si fermano mai, non si fermano nemmeno quando incontrano un ispessimento della pelle. Questo rende il passaggio dell'ago sempre perfettamente omogeneo. Se avete una macchina con un motore piccolino piccolino così, invece il vostro passaggio non sarà mai omogeneo, perché come mettete l'ago nella pelle non sapete più cosa succede, perché quel motore non spinge, non ce la fa a spingere, e inevitabilmente comincerà a fare, cioè uno sforzo che sembra che piangano sti motori qui. Ecco, non funzionano, non vanno bene, ok? Quindi l'udito dovete utilizzarlo per ascoltare inevitabilmente il motore della vostra macchina. Ma è sufficiente questo? No, si può fare ancora di più, ci si può raffinare ancora di più. Vediamo di cosa si tratta. Intanto prima però leggiamo questo commento di Celeste, che è bello lungo. Allora, sicuramente sforzerai, probabilmente quando troverà un tessuto più spesso e rallenta di velocità la linea, immagino che verrà diversamente. Esatto, viene proprio diversamente. Perché ovviamente ci saranno meno buchi nella stessa quantità di spazio. Deborah scrive: con la Xion si va tranquilli avendo anche la battuta ammortizzata? Con la Xion si va tranquillissimi, no tranquilli, la battuta ammortizzata non ha niente a che vedere con quello che sto dicendo. La battuta ammortizzata serve per tutta una molteplici cose, per fare ad esempio delle sfumature più morbide, ma ad esempio anche quando si fanno delle linee, per essere meno aggressivi sulla pelle. Ma attenzione, essere meno aggressivi sulla pelle non vuol dire che la macchina rallenta di velocità, perché rallentare di velocità vuol dire fare meno, cioè come dire, meno, il motore fa meno giri. Invece la Xion non si fermerà mai, i giri che farà saranno sempre uguali, però magari in certe situazioni, anziché spingere senza fermarsi, avrà un minimo di ammortizzazione. Ma questa è una cosa che potete decidere voi, puoi decidere tu che ce l'hai, io ce l'ho anche io, e a seconda di quanta ammortizzazione metti sarà una macchina che in qualche modo si ferma un po' prima, oppure una macchina che può andare giù tranquillamente come una qualunque direct line. Queste cose... Cioè, con una macchina come la Xion non si corre alcun problema, ma anche con le Dormouse, anche con le Cheyenne, sono macchine che vanno benissimo da questo punto di vista. Dicevo, l'udito lo usiamo non solo per sentire la macchina, il motore della macchina, ma lo usiamo per una cosa molto più raffinata, che è sentire, attenzione, sentire, quando intendo sentire con le orecchie proprio, sentire il rumore che fa la pelle quando tatuiamo. Quindi proprio il rumore che fa,
Ma dice, ma Stefano, ma che rumore fa? Ma che rumore fa, in effetti? È facile sentire, intanto sto guardando qui. Allora, su Facebook, ragazzi, su Facebook ho bisogno che mi facciate qualche condivisione su Facebook, se no saremo troppo pochi. Quindi chi mi sta ascoltando su Facebook, condivida il video, così siamo un po' di più, Dai, 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 forza, forza. Allora, dicevo, la pelle è un tessuto piuttosto robusto, piuttosto rigido, come dicevo in un'altra lezione, abbastanza difficile da bucare. Abbiamo bisogno di un ago molto affilato per poter bucare la pelle. E voi tutti sapete, e adesso vi faccio ridere perché, come dire, tutti voi sapete queste cose, ma quando io ve le faccio notare, voi sentirete come una sensazione di piacere, no? Perché dici, che bello, che bella cosa che mi ha detto Stefano. Allora, voi tutti sapete che i tamburi, per suonare, cosa viene messo sopra i tamburi e cosa si percuote perché i tamburi suonino? Tutti voi lo sapete. Viene messa la pelle. Pelle umana? No, ovviamente. Pelle di animali, ma pelle. Poi col tempo è stata inventata la pelle sintetica, ok? Pelle sintetica, ma originariamente e ancora oggi nei tamburi tradizionali, come lo djembe ad esempio, come i bonghi ad esempio, viene utilizzata proprio la pelle. Perché la pelle? Perché la pelle è robusta, la pelle è molto robusta e si può tendere moltissimo. Quindi è un tessuto straordinario la pelle, noi la usiamo per un sacco di cose, tra cui anche per gli strumenti musicali che devono fare rumore. E allora, secondo voi, la pelle umana, quando viene percossa dall'ago, non fa rumore? Certo che fa rumore, perché vibra, e vibrando fa un rumore. Non è un rumore molto forte, ovviamente, ma è un rumore. Ecco che quindi io vi dico, attenzione, state attenti anche al rumore della pelle. E voi potrete chiedermi, ma perché devo stare attento al rumore della pelle? Che differenza ci troverò in questa cosa? Bene, allora, come per i tamburi, se voi picchiate lentamente faranno un certo rumore, se picchiate più forte faranno un altro tipo di rumore, diverso, non importa quale, adesso non voglio certo fare una lezione di musica, però l'importante è capire che è diverso, ok? Anche la nostra pelle fa un rumore nettamente diverso se l'ago entra e penetra bene e quindi supera l'epidermide e arriva nel derma, piuttosto che nella situazione in cui invece rimane molto superficiale e non penetra bene. Quindi, per riassumere, possiamo dire che fa un rumore nettamente diverso se stiamo lavorando bene o se stiamo lavorando troppo superficiali. Attenzione, perché il rumore è diverso anche se stiamo lavorando molto troppo profondi. Ma io spero che voi quel rumore lì non lo sentiate mai. Ok? Spero che questa cosa qui non la sentiate mai, di andare troppo profondi, perché se andate troppo profondi succede un bel guaio. Gabriella Cambi mi dice che ha condiviso, grazie Gabriella. Tra l'altro, Gabriella, ti chiamerò nei prossimi giorni per i corsi avanzati, che tu, come dire, sei già molto brava e so che ti interessa partecipare ai corsi. Ora poi vi dirò due cose sui corsi avanzati che faremo a Genova. Allora, quindi, adesso vediamo, abbiamo capito che l'ago fa rumore. Abbiamo capito che fa rumori diversi, ma vediamo di dare un qualche cosa che possa essere pratico, che possa essere utilizzato. Com'è il rumore? Bene, allora, tutti voi potete sperimentare questa cosa anche con la pelle sintetica. Ne ho casualmente qua una, come vi ho fatto vedere. Se voi prendete il vostro dermografo durante il vostro allenamento e sfiorate la vostra pelle sintetica, sentirete un certo tipo di rumore, che generalmente è abbastanza acuto. Se invece penetrate un po' di più e quindi l'ago entra dentro, sentirete un rumore decisamente più grave. Claudia scrive una cosa divertente, dice: se andiamo troppo profondi sentiamo gli strilli della cliente. È vero, succede sicuramente anche questo, ma va bene, adesso io pensavo al rumore della pelle. In effetti, se vai troppo profondo sentirai anche la pelle, la cliente lamentarsi. È vero, Claudia, è vero. Cerchiamo di non arrivarci. Allora, dicevo, che differenza di rumore c'è?
quando noi siamo molto superficiali, il nostro ago, che va velocissimo, perché stiamo parlando comunque di 80, 90, anche 100 battute al secondo, quindi va veloce, è come se percuotesse 100 volte la nostra pelle. Rimanendo in superficie, il rumore è un rumore abbastanza acuto. Se noi andiamo alla profondità giusta, invece, il rumore diventerà un pochino più grave, quel tanto che basta per farci capire che stiamo tatuando alla profondità giusta. Ecco che quindi noi dobbiamo stare molto attenti a questa differenza. Vi faccio un esempio io con la mia voce, ovviamente esagero, ma giusto per farvi capire. Se siamo superficiali, la pelle farà qualcosa del genere. Se invece siamo alla giusta profondità, la pelle farà Ora io ho un po' esagerato, ma vi faccio capire cosa succede se siete superficiali e poi andate alla profondità giusta. La pelle farà così, farà Ok? Quindi io lo so che dopo che ho fatto questa roba qui ci sarà materiale per prendermi in giro per anni e anni e anni. Qualcuno dirà: Stefano Strano fa ia ia durante le lezioni, spiega delle scemenze. Invece no, fidatevi che è esattamente così. Ma perché io lo so che ste qua mi guardano, poi si rivendono quello che dico nelle loro lezioni. So anche questo perché le persone che vengono a lezione da voi poi mi scrivono. Lo so, ma comunque voglio dire, è vero, perché mi scrivono. Io vi farei vedere i messaggi con i nomi e i cognomi, ma non si può online, non si può, ve li faccio poi vedere quando venite al corso. Chi viene al corso legge un sacco di messaggi fantastici, è vero. Allora, ricordatevi questo: quando voi posate l'ago sulla pelle della vostra cliente, ovviamente avendola tirata nel modo giusto, sentirete proprio l'ago che appena tocca la pelle fa e poi entra Se il rumore diventa un po' più grave, vuol dire che state lavorando bene. Quindi, attenzione, orecchie bene, benissimo aperte. Bene, benissimo aperte. Perché? Perché il rumore cambia e noi dobbiamo essere in grado di sentire questa differenza. Se non lo sappiamo, non ci prestiamo nemmeno attenzione. Se invece lo sappiamo perché abbiamo visto un video fantastico di Stefano Strano, ci mettiamo lì e la prossima volta che tatuiamo cerchiamo di sentire questa differenza. Quando la sentiamo la differenza, avremo una soddisfazione, proprio un'apertura del cuore proprio, perché dici: ma cavolo, ma è vera questa cosa, è vero che funziona così, mamma mia, ma quando vedo Stefano gli do un bacino proprio, no? Ecco, perché funziona proprio così, esattamente così. Johnny scrive: ma quando diventa fa più male, dice, no? Beh, considerate che, questo l'abbiamo già detto molte volte, nel momento in cui tu vai nel derma, anzi vi faccio un disegnino tanto per essere più chiaro, a proposito, anche perché è un po', ragazzi, che non vi faccio questo, eh? E non vorrei che vi dimenticaste, eh? Quindi, quando si va nel derma, che quindi qui... questa è l'epidermide, questo è il derma, questa è l'ipoderma. Quando si va nel derma, ricordatevi che qui troviamo le terminazioni nervose, che sono fatte più o meno così. Andate a vedere nei libri di fisiologia, vedrete che sono fatte più o meno così, ok? Ok? Quindi le terminazioni nervose qua pizzicano, inevitabilmente. Se invece rimanete sull'epidermide, la cliente non sente male. Perché se rimanete qui non andrete a toccare le terminazioni nervose e quindi la cliente non sente male. Qui invece la cliente sente un po' male. Qui la cliente sente tanto male, perché qui le terminazioni nervose che voi andate a stimolare sono moltissime e di conseguenza la cliente sente tanto male. Invece dove siamo noi nel derma, le terminazioni nervose sono, diciamo, una quantità tale per cui si può sopportare il dolore, ok?
Ok, il mitico disegno. Sì, ovviamente questo disegno sarà presente nel libro, è logico, no? Johnny dice, un bacino non te lo do, però ti abbraccio. Sì, ok, va benissimo, va benissimo. Gianni dice, non esagerare col bacino. Lo so, amici miei, che voi maschietti il bacino non me lo darete. Ma diciamo che proverete quantomeno un po' di affetto, come dire, di amicizia nei miei confronti. Ecco, poi il bacino volentieri lo prenderò invece da chi me lo vorrà dare e mi farà comunque piacere. Ma non importa, io intendevo dire che... In quel momento lì, quando sentirete fare IA, direte: cavolo, ma è proprio vera questa cosa! Proprio vera questa cosa, ok? Bene, allora quindi l'udito è fondamentale. Poi attenzione, io so già che qualcuno mi dirà una cosa che è verissima, e cioè, ad esempio, ci sono molti tatuatori che, ad esempio, tatuano con le cuffie ascoltandosi la musica, no? Ecco, però. È come dire, ragazzi, cioè Picasso quando dipingeva direttamente sulla tela in bella, no? Ecco, come dire, nel momento in cui voi andate a prendere come esempio dei tatuatori di alto livello, gente bravissima, gente che sa lavorare a un livello altissimo, comunque sono pochi quelli che lavorano con le cuffie, eh? Io ne ho visti giusto un paio, no? Tutti gli altri lavorano con le orecchie bene aperte, però ci sono, ecco, ma non possiamo prendere come esempio loro. Noi che siamo persone molto più umili, molto più modeste, come dire, lavoriamo tenendo bene le orecchie aperte, ok? Qua c'è qualcuno che me l'ha mandato i bacini, ok? Grazie, io me li prendo, ok? Bene, ok. Dicevo, quindi, l'udito è fondamentale. Fino a qua, quindi... abbiamo visto la vista e avete sentito l'udito. Vai, perché questa sera è proprio show, ok? Su queste cose che vi ho detto, è tutto chiaro? Avete delle domande, dei dubbi? Scrivetemeli adesso prima che passi all'argomento successivo. E intanto vi ricordo dei prossimi corsi. Che, come dire, ormai, ecco, facciamo andare via queste scritte così lo sapete. Allora, adesso non me li ricordo tutti a memoria, ma li dico. Vi dico già che, allora, a settembre ci sarà il corso a Milano. Il corso a Milano purtroppo è quasi chiuso, abbiamo più un posto a disposizione. Abbiamo però avuto tante richieste, persone che vorranno, forse non vorranno, però ci sono altri corsi subito dopo. A Milano non so quando lo rifaremo, più avanti sicuramente lo rifaremo, ma ci sono altri corsi. Milano, abbiamo poi come corso iniziale base, quindi corso iniziale, sapete che io odio la parola base, perché base vuol dire sembra che si insegnino le cose da poco nei corsi base, no? Invece questo è un corso iniziale, ma dove si insegnano tante cose interessanti, ok? Abbiamo poi a ottobre, attenzione, segnatevi, ma c'è scritto anche qua, a Firenze il corso iniziale, a Napoli il corso iniziale e a Venezia il corso iniziale. Quindi Firenze, Napoli, Venezia a ottobre. Le iscrizioni sono già aperte, abbiamo già alcune iscrizioni e quindi c'è comunque ancora posto per chi vuole partecipare, non c'è nessun problema. Invece per Milano, se qualcuno vuole partecipare, si deve un po' sbrigare perché c'è più un posto. Ma c'è un altro corso che invece, che, come dire, è diverso perché è un corso avanzato. E in particolare sono due corsi avanzati. E come ho detto l'altra volta, non ho sbagliato, perché sono un corso da 2 giorni più un altro corso da 2 giorni. Il corso da 2 giorni. Dove parleremo di sopracciglia e in particolare della tecnica avanzata pelo per pelo, quindi una ricostruzione del sopracciglio il più verosimile, il più naturale possibile, il più realistico possibile, dove all'interno vedremo anche la sfumatura pixelata, che è una cosa che va molto di moda e che quindi ci tengo a farvi vedere, e l'altro corso, il secondo corso invece, che è sulle labbra, quindi vedremo come fare bene 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 il full lips con o senza contorno, che è una cosa che adesso va molto di moda e devo dire che è un trattamento che a me piace molto. Quindi faremo 2 giorni di corso dedicati alle sopracciglia, 2 giorni di corso dedicati alle labbra. Attenzione, perché questi 2 giorni più 2 giorni saranno tutti attaccati, quindi sono 4 giorni di seguito. Questi 4 giorni di seguito sono stati fatti perché molte di voi parteciperanno ad entrambi i corsi e quindi per una questione di comodità per tutti abbiamo fatto i 2 corsi attaccati in modo che, come dire, il viaggio ve lo fate una volta solo sostanzialmente. Inoltre, chiaramente, per chi partecipa
a entrambi i corsi, anche il prezzo sarà, come dire, adeguato e quindi ribassato, perché è normale, se si frequentano due corsi io molto volentieri applico uno sconto che è anche abbastanza consistente. Per avere informazioni sui corsi potete cliccare dove c'è scritto info sui corsi qua nella descrizione del video, ok? Una cosa fantastica che vale proprio la pena è che il corso avanzato, i corsi avanzati li faremo a Genova, che è la mia città, dove non insegno quasi mai, a dire la verità. E la cosa bella è che lo faremo in mezzo alle barche, quindi in un posto meraviglioso sul mare con le barche, una roba veramente... Ma quando dico in mezzo alle barche, dico letteralmente in mezzo alle barche. Quindi se vi piace il mare, se vi piacciono queste cose, non potete perdervelo, anche solo per questo, ok? Allora, torniamo a noi. Gianni mi scrive, ma quanto è profondo derma e ipoderma? Beh, allora Gianni, ovviamente a seconda della posizione del corpo c'è una grossa differenza tra derma e ipoderma. Direi che è più facile parlare di quanto è profonda l'epidermide, no? Direi che quando lavoriamo sul viso e quindi facciamo il trucco permanente siamo decisamente sotto il millimetro, decisamente sotto il millimetro. Questo te lo dico per esperienza proprio, no? Mentre ci sono delle zone del corpo dove è anche assai di più. Ok? Poi la parte del derma, anche quella varia. Diciamo che la pelle del viso tendenzialmente è abbastanza sottile, quindi noi dobbiamo stare attenti a non esagerare con la penetrazione dell'ago. Di queste cose potrai avere molte spiegazioni in una serie di video che ho fatto precedentemente, in una serie di lezioni dove parlo di inclinazione dell'ago e dove parlo della giusta profondità dell'ago anche. Quindi tranquillamente puoi andarti a vedere queste lezioni e trovare tutte le informazioni a proposito. Johnny mi scrive, giustamente, se vai a pesca, sì, se vai a pesca, beh, sai, sono un pescatore e ho come dire, la mia grande passione, basta guardare un po' il mio profilo Facebook. Sul mio profilo Facebook vedete solo sopracciglia, ogni tanto vedete qualche pesce, ok? È quello che mi concedo nel mio tempo libero, una cosa che mi piace veramente tanto, tantissimo fare. Ok, andiamo avanti. Vista, udito, manca qualche cos'altro. Allora, quali altri sensi abbiamo a disposizione quando lavoriamo, no? Abbiamo a disposizione l'olfatto? Beh, l'olfatto nel trucco permanente, nel tatuaggio, diciamo così, che non ci serve. Anzi, spesso e volentieri vorremmo non averlo, perché alcune clienti, in qualche modo, a volte, non sono proprio così, diciamo, bene odoranti. È inutile che ci giriamo intorno. Capita a volte un po' di alito pesante, un po' di cipolla, o la sigaretta. Anche la semplice sigaretta può essere molto fastidiosa, ad esempio, no? Però, quindi, diciamo che l'odorato non ci serve. e c'è anche il gusto, no? Il gusto è un altro tatto, ma è come dire, noi non è che dobbiamo assaggiare il pigmento per vedere se è buono, no? Questo, noi non siamo sommelier, anche se siamo come i cuochi degli artisti, e quindi non lo dobbiamo fare. Non dobbiamo chiaramente nemmeno leccare le nostre clienti per sapere se la pelle è grassa. A parte il fatto che ho fatto un video dove ho spiegato che la pelle grassa non ha niente a che vedere col trucco permanente, che si può tranquillamente fare il trucco permanente se una pelle è grassa, e sono stato attaccato duramente ancora negli ultimi giorni da un insegnante di Roma che dice che ho detto una scemenza assurda. Io però ho dato una spiegazione tecnica e scientifica, lei invece non ha dato alcuna spiegazione, mi ha solo detto che sono incompetente e non capisco niente. Io però ho il terzo anno di estetica e quindi la pelle la conosco molto bene, io sono tanti anni che faccio questo lavoro, lei invece ha solo detto che sono incompetente, ma non ha dato alcuna spiegazione. La spiegazione la potete trovare nel mio video dove spiego invece la pelle grassa. Spiegazione tecnica, scientifica, per cui si può tranquillamente lavorare con la pelle grassa, basta sapere come fare, e quindi le chiacchiere stanno a zero a voi che state su Instagram e rosicate, ok? Bene, allora, manca ovviamente solo un senso che ho lasciato per ultimo, abbiamo fatto un po' di suspense, ma non ce n'era bisogno, che è ovviamente il tatto. Attenzione, guardate che gioco di parole. Avete mai notato che se scrivete tatto e poi ci aggiungete una O diventa tattoo? Fantastico questo, eh?
Il tatto, se aggiungete una O diventa tattoo. Vorrà mica dire che c'hanno qualcosa in comune, tatto e tattoo? Non lo so, sinceramente mi sembra un gioco di parole del tutto casuale. Non ci trovo legami linguistici. Sapete che a me piace molto la filologia. La filologia vuol dire il significato, cioè l'origine delle parole, no? La semantica è il significato delle parole, mentre la filologia è quella scienza che studia l'origine delle cose, l'origine delle parole. Allora, dicevo, il tatto. Ok, il tatto. Ne abbiamo parlato quando ho fatto la lezione dove ho spiegato quanto e come tirare la pelle, no? Che c'è questa foto fantastica che mi sono divertito tantissimo a fare, perché noi quando lavoriamo tra l'indice e il pollice, vi faccio un breve riassunto qui, tra l'indice e il pollice noi dobbiamo tirare la pelle il più possibile e poi anche con questa parte della mano tirare dall'altra parte, in modo che avremo praticamente in tutte le direzioni la pelle che viene tirata il più possibile. Ora però la funzione della mano sinistra non si esaurisce nel tirare la pelle, ma può fare qualcosa di ancora più utile, perché voi nei polpastrelli delle vostre dita avete una sensazione tattile che è elevata alla decima potenza. Voi sapete che le zone dove il tatto è più sviluppato nel nostro corpo sono appunto i polpastrelli delle dita e ci sarebbe anche la lingua, ovviamente, anzi, addirittura, questa è una piccola curiosità, il tatto sulla lingua è talmente sviluppato che gli oggetti, quando noi li mettiamo in bocca, sembrano più grossi della loro reale dimensione. Voi provate a inserire una caramellina in bocca, sembrerà più grossa di quello che è in realtà, perché il tatto sulla lingua è così tanto sviluppato. Ma al di là della lingua, i polpastrelli delle mani, invece, sono, diciamo, la parte del corpo dove il tatto è maggiormente sviluppato. E allora perché non usarli? Certo che dobbiamo usarli. Come dobbiamo usarli? Bene. Tatto. Allora, ma il corso base di cosa si occupa? Mi scrive Marina su Facebook, Marina Redaelli. A me interessa imparare, ma sicuramente la tecnica pelo a pelo. Beh, la tecnica, allora, al corso base noi vediamo delle tecniche piuttosto realistiche, che quindi vanno benissimo anche per ottenere dei risultati realistici, dico per Marina, però evidentemente la tecnica pelo a pelo è una tecnica molto complessa che richiede una certa pratica, una certa capacità, una certa esperienza. Ecco perché ne parliamo nello specifico nel corso avanzato che dura 2 giorni. Immaginati che noi per 2 giorni parliamo esclusivamente della tecnica pelo per pelo. Mentre nel corso iniziale, che dura 3 giorni, vediamo un altro tipo di tecnica che è comunque abbastanza realistica, ma non è il pelo per pelo sottile, diciamo così. Quello lo vediamo nel corso avanzato, perché non si può fare una tecnica avanzata senza prima essere abbastanza bravi, essere sicuri di quello che si fa nelle tecniche più semplici, diciamo così. Semplici per modo di dire, perché fare il trucco permanente è sempre difficile, no? Però ci sono delle tecniche che sono più difficili di altri e evidentemente non si può iniziare da quelle, ok? Piera scrive tatto, tattoo, giusto, tatto, Piera, perfetta. Tattoo non mi piace, dice Marina. Sì, ma puoi benissimo chiamarlo dermopigmentazione, però è storia recente che al ministero è stato ormai sancito che dire dermopigmentazione o dire tatuaggio è la stessa cosa, sono due parole che indicano esattamente la stessa cosa. Allora, dicevo, come facciamo noi? Noi dobbiamo attivare la sensazione tattile tra l'indice e il pollice ad un livello superiore e quindi noi dobbiamo essere in grado di sentire, attenzione, sentire non con le orecchie, purtroppo noi abbiamo nella lingua italiana un po' questo disagio, no? Perché sentire si indica anche per il tatto. Dobbiamo sentire con le dita la vibrazione della pelle. Quindi in questo caso non c'entra il rumore, ma dobbiamo sentire con le dita la vibrazione della pelle. Tanto per farvi capire, se voi avete a casa una chitarra, ad esempio avete a casa una chitarra, per farvi capire cosa intendo, voi potete ad esempio prendere una chitarra, mettere la mano sulla cassa della chitarra e poi dare una strimpellata alle corde. Sentirete la mano vibrare perché il legno vibra. Ecco, quella è una vibrazione che è stata trasmessa dal legno alla vostra mano e voi la sentite come? Esattamente come sentite sulla mano destra anche la vibrazione del dermografo, ok? Quando voi
tatuate o lavorate, o dermopigmentate, o fate trucco permanente, dite un po' come volete, la pelle si muove, abbiamo detto che fa rumore, ma muovendosi chiaramente vibra. E tra l'altro le due cose sono assolutamente collegate, perché il rumore, audio, è dato da una vibrazione dell'aria, cioè l'aria vibrando ci dà dei rumori, ma sempre dalla stessa vibrazione ci dà anche una sensazione tattile. E quindi con la mano sinistra dobbiamo essere in grado di sentire, quindi di sentire la vibrazione allo stesso modo, cioè se siamo troppo leggeri sentiremo una vibrazione acuta, quindi non ve la posso mimare perché non posso io farvi capire cosa vuol dire il tatto, mentre l'udito sì, perché mi basta fare un verso, voi lo capite, il tatto no, però voi sentirete una vibrazione più acuta oppure una vibrazione più grave, più profonda, nel momento in cui state tatuando bene. Ok, quindi anche il tatto è assolutamente importantissimo nell'operazione di trucco permanente, quando l'ago entra dentro, per capire se stiamo facendo un lavoro corretto. E allora facciamo un po' di riassunto e poi tiriamo qualche somma, qualche considerazione. Il riassunto è questo: la vista è fondamentale perché chiaramente dobbiamo vedere cosa stiamo facendo. L'udito è fondamentale perché se sentiamo come lavora la nostra macchina e se sentiamo la vibrazione della pelle, riusciamo a capire molto meglio se stiamo tatuando bene, se stiamo lavorando bene. Il tatto ci serve perché con la mano sinistra noi ci possiamo rendere conto molto bene se stiamo lavorando alla giusta profondità o se siamo più leggeri. Quindi sono tre sensi che entrano in gioco e non soltanto uno. Quindi dobbiamo evitare questo errore. L'errore di dare il 100% dell'importanza alla vista e lo 0% al resto. Questo è un errore nel senso che è come avere tante possibilità, tanti strumenti e usarne uno solo. È riduttivo, vi riducete di molto le possibilità che avete di capire cosa state facendo. Invece, torniamo qua. Potete tranquillamente ragionare con altre percentuali e io vi dirò come la penso io a proposito delle percentuali. Secondo me la vista, l'udito e il tatto hanno quantomeno tutte e tre la stessa importanza e vi dirò di più, secondo me la vista è decisamente sopravvalutata nel trucco permanente per capire se stai lavorando bene o male. Ovviamente la vista ci serve per capire dopo che abbiamo pulito se il lavoro è bello, è gradevole, ci serve perché dobbiamo andare nella direzione giusta, ma vi sarà capitato un sacco di volte di lavorare e che il colore ad esempio sporca tutta la zona dove state lavorando? Beh, voi dovete essere e siete assolutamente in grado di lavorare anche se c'è tutto sporco, perché? Perché la mano sinistra e l'udito vi permettono di capire che state lavorando, anche se non vedete dove state tatuando. E questo è meraviglioso, perché è come avere veramente un parco di strumenti molto più ampio. I grandi artisti fanno così. Io l'ho imparato da loro, I grandi artisti fanno così, ok? Quindi usiamo tutto quello che la natura ci dà la possibilità di avere. Marina scrive: allora devo aspettare a Genova il base, sono vicino a te. Ma Marina, guarda, corsi iniziali vicino a Genova lo facciamo a Milano, che è abbastanza vicino a Genova, lo faremo probabilmente però un po' più avanti a Genova, non lo so, il corso iniziale a Genova non lo so quando lo faremo, sicuramente facciamo però Milano non è mica lontano, dai, Milano è veramente lì dietro rispetto a Genova. Scrivimi, compila il modulo per le informazioni ai corsi, poi al limite ci sentiamo un attimo telefonicamente, cerco di capire quali sono le tue esigenze per darti un consiglio il migliore possibile. Ok, allora dicevo, vediamo quali percentuali possiamo dare, così diciamo che quantomeno possiamo dare 33 e io dico 34, perché se vogliamo fare 100 dobbiamo fare una di queste, deve essere 34. Ecco, il 34 io lo do all'udito, perché se aprite bene le orecchie
veramente l'aiuto che avete è tantissimo, tantissimo, tantissimo veramente. Un aiuto esagerato, un aiuto esagerato. Quindi adesso non vogliamo fare giochi di percentuali, come dire, ognuno di voi la interpreti come meglio crede. Io ho voluto solo cercare di trasferirvi l'importanza di non avere un senso che da solo monopolizzi tutto il vostro lavoro. Voi aprite i vostri sensi a quello che state facendo e lavorerete molto meglio. Ma ragazzi, ma questa cosa vale per tutto quello che fate, per tutto quello che fate. Tra l'altro vi dico una cosa simpatica, Andrea mi scrive un bel messaggio. Andrea Midolo, ciao, ti seguo da poco ma il tuo corso è interessantissimo, bravo. Grazie, grazie Andrea, sei molto gentile, speriamo di averti anche le prossime volte, mi farà molto piacere. Allora, dicevo, una cosa interessante e curiosa a proposito dei sensi, no? È che prima vi avete parlato del cuoco, mi è venuto in mente questo, che a tavola vengono usati tutti i sensi tranne uno. A tavola viene usato chiaramente il tatto, perché il pane, le cose si sentono, no? A tavola viene usato chiaramente il gusto, beh, questo non lo diciamo neanche. Viene usato l'odore a tavola, no? L'odore assolutamente. E viene usata la vista a tavola, assolutamente viene usata anche la vista a tavola. Ma l'udito, l'udito non viene usato a tavola. Quando ci si siede a mangiare, l'udito non viene soddisfatto, perché l'udito non viene mai sollecitato quando noi siamo a tavola. Ecco perché quando si beve c'è l'usanza di fare cin cin facendo battere un pochino i bicchieri tra di loro. Perché? Perché si fa un po' di musica, si fa un po' di rumore, perché quindi anche l'udito viene coinvolto e quindi l'esperienza è più totale, più coinvolgente. Quindi quando la prossima volta che farete cin cin saprete perché si fa il cin cin a tavola, perché almeno abbiamo qualche tipo di sensazione anche uditiva, cosa che di solito a tavola non c'è. Spero che sia un'informazione simpatica, divertente, curiosa. Tornando al trucco permanente, io vi ho voluto dire che tutto quello che possiamo usare, dobbiamo usarlo. Poi se qualche genio tra di voi imparerà a usare anche il gusto nel trucco permanente, sarò felice di imparare una cosa nuova. Bene, direi che ci siamo detti un sacco di cose in questa ormai oretta che siamo online. Johnny scrive, ma allora ecco perché l'esperienza del mangiare è così bella, perché soddisfa praticamente tutti i sensi. Beh sì, il mangiare non soddisfa solo il senso, sì, questo è Galateo, sì è vero Gianni Ricci. Beh amici miei che mi seguite, voi non sapete perché non ve l'ho mai detto, ma anni fa, ormai un po' di anni fa veramente, io ho tenuto diversi corsi di Galateo per conto di una wedding planner, e quindi erano corsi che si facevano alle wedding planner che sono le persone che organizzano i matrimoni, e quindi io facevo questi corsi dove spiegavo il bon ton all'interno di un matrimonio, il bon ton a tavola. Erano tutte cose che per loro erano importanti sapere per sviluppare molto meglio la loro professione. Io ho avuto sempre un po' questo pallino, poi per carità non dovete pensare assolutamente che sia uno di quelli tutti gnignignigni, no, assolutamente, perché bon ton vuol dire anche sapersi comportare in tutte le occasioni. In pizzeria ti comporti da pizzeria, in rosticceria ti comporti da rosticceria, dal kebabaro ti comporti da kebabaro. Però attenzione, che se vai al ristorante con una ragazza devi far bella figura, la porti in un bel ristorante, devi saperti comportare anche in quel caso lì. Bon ton vuol dire sapersi comportare sempre nel modo giusto. Comportarsi in pizzeria come nel ristorante di alta classe è sbagliato e non funziona, ok? Bene, allora, vi dicevo, tutto è importante. Abbiamo visto queste cose e quindi, sì, dal kebabaro, come lo vuoi chiamare, il kebabaro è quello che fa il kebab, che è uno dei posti che hanno inventato, che abbiamo utilizzato io da ragazzo, che c'erano già i kebabari. Mi ricordo che quando, prima di tornare a casa la sera, il kebab non ce lo toglieva nessuno, no? Cioè, ormai un po' in tutte le città si trova il kebab, ok? E all'epoca io lo apprezzavo molto, adesso è tanto che non lo mangio, ma all'epoca lo apprezzavo molto, quindi benissimo, ok? Enrica scrive, che bellissimo aneddoto che hai raccontato, sei proprio il nostro guru, in tutti i sensi, beh, qua, sì. Beh, ok, grazie, mi fa molto piacere.
Allora, dicevo, ho cercato di darvi queste indicazioni a proposito dei sensi da utilizzare durante il trucco permanente, perché veramente sono una marcia in più, un modo in più per migliorare la qualità del nostro lavoro. Non solo la qualità del nostro lavoro, ma ragazzi, una cosa a cui io tengo tantissimo è che tutti voi che siete qui, sono certo che non sareste qui se non ci tenete anche voi. Voi volete migliorare anche la qualità del nostro mestiere in generale, la qualità della nostra professione, che è quella del trucco permanente. Si vedono un sacco di cose allucinanti in giro, senza regole, allucinanti. Ecco, invece tra di noi cerchiamo di avere un profilo il più alto possibile e, perché no, anche di bon ton, perché anche il bon ton è utilissimo. Nei miei corsi io spiego un sacco di cose a proposito proprio di come trattare le clienti, di come fare in modo che le clienti siano sempre in una situazione di comfort, di basso stress. È una cosa della quale io mi preoccupo molto, perché come vi ho detto tante volte, la cliente quando va a casa non si porta a casa soltanto il vostro lavoro, le sopracciglia, le labbra, ma si porta a casa anche un'esperienza che voi le avete fatto fare, il fatto di essere stata in vostra compagnia un paio d'ore. E se voi siete una bella persona educata, che si sa comportare, che l'ha messa a suo agio, l'esperienza che si porta a casa la cliente sarà un'esperienza decisamente migliore. E questo, cavolo, se non aiuta i rapporti umani in una maniera incalcolabile, e la vita sarà decisamente più bella e più felice se avete intorno a voi persone che vi apprezzano, non solo per come lavorate, ma anche proprio per la persona che siete. Io ci tengo tantissimo a questa cosa, ok? Celeste dice: certamente bisogna essere professionisti in tutto, ok? Johnny scrive: io voglio apprendere tutto per poter anche solo iniziare a imparare, poi migliorerò, ma imparando da te non posso sbagliare. Vai, Johnny, però bisogna che inizi a questo punto, perché ormai è tanto che ci segui, quindi devi assolutamente iniziare, ok? Bene, direi che vi ho detto tutto, perché io vi dico sempre tutto. Perché il segreto è che non ci sono segreti, non ci sono segreti, io vi dico tutto, non ci sono segreti. Questo è un mestiere che si apprende con tanto tempo e tanto lavoro. Io vi dico le cose, vi dico tutte queste cose perché voi possiate fare prima, perché voi possiate fare meno errori, perché voi non buttate via i soldi, ad esempio, ok? Ma il segreto è che non ci sono segreti, ok? Bene, 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 benissimo. A questo punto direi che ci possiamo salutare. È sempre un po' triste il momento in cui ci salutiamo, perché stiamo sempre così bene insieme. Io stesso vi parlerei del più e del meno. Johnny scrive: una volta ci devi fare una lezione su di te. No, beh, ma guarda, quando faremo quei famosi eventi, negli eventi che sono eventi un po' più divertenti, un po' più allegri, beh, in quegli eventi lì vi parlerò un po' di me anche in maniera scherzosa, perché io, ragazzi, ho fatto un sacco di cose interessanti, ma ho fatto anche un sacco di cose sceme, non so come dire, sceme nel senso che, come tutte le persone che hanno fatto tante cose, ho fatto tante cose utili e tante cose inutili nella mia vita. Come dire, è sempre stato un continuo tentativo di ottenere dei bei risultati e non sempre gli sforzi sono stati premiati, ci mancherebbe altro. Ma ogni volta ho imparato qualcosa. Ad esempio, quando sbagliavo, imparavo un nuovo modo per non fare le cose. E va bene così, ok? Vi auguro allora buonanotte. Ah, ecco, Gianni mi dice che per collaborare con Lux, allora Gianni, scrivi nel modulo online e dopo ci sentiamo telefonicamente che ti spiego tutto, ok? Vi auguro buonanotte, grazie per essere stati qui, che devo dire? Vi voglio bene, non posso dire altro perché a questo punto sono le uniche parole che mi escono. Buonanotte, ciao!